i miei dolci pelosini. I gattini saranno miei. Adorabili. Yes. Sono miei. Oh no. Come ci è riuscita? Ladro. Stop it. Oh? In nome della legge, siete in arresto. Oh, no. È un errore. Hey. Sistemeremo la cosa in centrale. Prepara il tessuto B-Flex. Traccia il contorno. Ritaglia i cartamodelli dei vestiti. Filo giallo. Aggiungi le tasche. Un colletto d'oro. Una catena. L'abbigliamento firmato Barbie. L'abbigliamento di Ken è più modesto. Ma questi due brilleranno di stile ovunque. Gli eroi vengono portati alla stazione di polizia. Rubare i gattini, che vergogna! Come avete potuto fare una cosa del genere? Starete dietro le sbarre. Gattini rubati, scrivi. Dammi una cella lussuosa. Ok. Mettiti il tuo abbigliamento da carcerato. E sarebbe elegante. Facciamo delle foto segnaletiche. Barbie ama qualsiasi tipo di servizio fotografico. Vi accompagno alle celle. Prendi il cartone. Prendiamo la pittura dalle banconote. Assolo di batteria. Fissa gli angoli. Rafforza incrociando. Un divano lussuoso. Banconote stampate in sostituzione del tappetino. Una cella da VIP per i detenuti più elitari. Come essere a casa. Un agente di polizia conduce Barbie nella sua cella. Signorina, il tuo appartamento. Wow. Oh, non è così male. Oh, e io? La tua cella è nella porta accanto. Questo seminterrato, perché la vita è così ingiusta? Un topo corre verso Ken per confortarlo. Sembra che siano diventati amici. Aiuto, sopravvivo a malapena. Ecco il tuo ventaglio, signorina. Così va meglio. Gioco ai videogiochi, passo il tempo. Piatti puliti. Ho trovato una vecchia coperta nel cestino. Il castoro affila i bastoncini di legno. Fai i pallet. Una retina al posto di una coperta. Dormire su un letto del genere non sarà di certo piacevole. Le vite di Barbie e Ken sono drasticamente diverse. Il mio stomaco brontola. Ho freddo e ho fame. E il secchio è vuoto. Un uccellino gentile porta un hamburger a Ken. Oh, grazie. Non è bello dormire sul cemento. Ecco un materasso, andrà meglio. Sono al caldo, ho mangiato. Cosa potrei volere di più? Argilla polimerica. Fai il pane. Aggiungi consistenza alla carne. Metti nel forno. L'hamburger è pronto. Mettilo sul panino. Crea una foglia di lattuga. Sotto aceti. Affettali. E anche i pomodori. Gli hamburger si assomigliano, ma le loro dimensioni. Colora d'oro il simbolo del dollaro. Inseriscilo nell'hamburger. Fast food in prigione. Buon appetito! Barbie alla mensa della prigione. Ho fame! Cosa desideri, signorino? Un hamburger. Ok. E io? Il mio stomaco brontola. Il tuo Big Mac menu VIP è servito. E il mio! Dai da mangiare al povero Ken! Sei fortunato, è rimasto un hamburger. Ken e Barbie si godono il pasto.
Ne ho bisogno, non sono sazio. Va bene, convideremo il mio. Wow, che gesto generoso. Psst, Barbie, nascondilo. Cos'è? Un biglietto? Dobbiamo scappare. Yes. Qualcuno deve salvare i gattini, solo noi conosciamo la verità. Yes. Kissimissi nel frattempo gioca con i gattini rubati. I miei piccoli tesori, siamo una grande famiglia adesso. Hey. Ehi, fermati, dove stai andando? Stop it. Prendi una striscia di cuoio dalla pentola. Prendi una fibbia. Fai dei buchi. Quale si adatta alla serratura? Evviva, è lei! Appendile alla cintura. La guardia ha tutte le chiavi delle celle. Trovare quella giusta è un compito impegnativo. Torna nella tua cella, prigioniero. Ok. Chiudo a chiave la porta. Aiutami, c'è un topo nella mia suite di lusso. Sto arrivando. Questa è la mia occasione. E la chiave è nella serratura. Devo nascondermi. Il prigioniero Ken dov'è? Beccato. Ripristinerò la giustizia. Prendi del polistirolo. Costruisci le pareti. Ricopri con lo smalto trasparente. Applica delle striature simili al marmo. Installa lo scarico. Impianto idraulico d'oro. Riempi la vasca idromassaggio con l'acqua. Relax lussuoso in una nuvola di schiuma. Barbie esce in cortile a prendere il sole. Manca qualcosa. Certo, il costume da bagno. Sicurezza! Hey. Che succede? Senza vasca idromassaggio non va bene. Ci penso subito. Okay. La vasca idromassaggio è a tua disposizione. Mi tuffo! Ehi, Barbie, pronta a scappare? Entra nella vasca idromassaggio, svuotiamola! Una fuga attraverso lo scarico! Geniale! Striscia verso la luce! Aspettami! Gli eroi emergono in strada! Siamo liberi! Prendi un foglio. Piegalo a metà. Un vasetto tornerà utile. Aggiungi un po' di rosa. Le lenti. Scegli la gomma piuma glitterata. Unisci le parti. Un potente binocolo e un giornale costituiscono un bel set da spia. Gli eroi sono liberi, ma sono solo a metà strada. Giornali! Ci sono novità? Ci serve il giornale. Ecco il nuovo numero. I gattini non sono ancora stati trovati. Yes. Questa è la nostra occasione. Troviamo Kissimissi. Eccola! Gattini! Bersaglio in vista. Cosa? Sono quasi stata beccata. Cambiamo il nostro posto di sorveglianza. Kissimissi porta via il cestino. Barbie, attiviamo il piano di intercettazione. Argento metallizzato. Prendi una catena dalla scatola. Appendi gli anelli delle manette. Infila il cordino nel moschettone. Ken, assicurati di non perderle. Kissimissi vuole scappare. Se ne sta andando! Presto, inseguiamola! Veloce, perderemo le sue tracce! Ci serve una macchina! Ma dove la troviamo? Ho una soluzione! Let's go! Pagheremo qualsiasi cifra, vendici l'auto! Ok! Andiamo! Inizia un serio inseguimento, ma Kissimissi viene fermata! Mettiti le manette, malvagia!
Barbie e Ken hanno ristabilito la giustizia. Ritaglia la medaglia stampata. Incolla la medaglia sullo sfondo. Appendi le medaglie, quella a sinistra per Ken, quella a destra per Barbie. Delle medaglie d'onore per aver risolto il caso. La città è salva! La pericolosa criminale Kissy Missy è stata catturata! Hey. All'inizio le indagini hanno preso la strada sbagliata, ma la cosa importante è che i gattini siano tornati a casa. Povera me! Signora Ruth, le restituiamo i suoi gattini. I miei preziosi piccoli sono salvi, grazie gente! Ma dobbiamo ringraziare Barbie e Ken, invitiamo i nostri eroi sul palco. Grazie, grazie. Vi consegno dei premi per il vostro coraggio e per aver risolto il caso. Sosteniamo questo coraggioso duo con un applauso. Per essere un buon poliziotto devi allenarti molto. Percorsi ad ostacoli, corse quotidiane, sollevamento pesi, box. Oh, è stato un buon allenamento! Ora fai una doccia calda e indossa la tua uniforme. Zoe è una poliziotta del 5° distretto di Lalitown. Ma dov'è la sua uniforme? Ne abbiamo preso dei pantaloni neri al negozio. Ma Zoe si è fatta la maglia da sola. Ritaglia i pezzi e consegnali a Zoe. Cuce subito un top blu. Gli stivali alti l'aiuteranno a correre per la città a caccia di cattivi. Yes! Realizza una cintura di finta pelle. Ha le fondine per proiettili sulle gambe. E il suo petto ci mostra qual è il suo lavoro. Non dimenticare le manette. Facciamo un cappello con visiera. Ha una cordicella e il simbolo della polizia sopra. E ci servono degli occhiali da sole scuri per proteggere gli occhi acuti del nostro ufficiale. Il sergente di polizia Zoe è qui per aiutare! Ripulirò questa città! Zoe si dirige alla stazione di polizia. Ha incontrato il suo nuovo partner lungo la strada. Sei nuova? Sì, sono appena stata trasferita! Anch'io! Gli ufficiali continuano a camminare verso l'ufficio dello sceriffo. Presentatevi! Sergente Zoe! Sergente Claude, signore! La vostra uniforme deve starvi a pennello! Non sono consentite violazioni del codice di abbigliamento! Ecco i vostri distintivi! Taglia una catenella e appendici il distintivo. Creiamo il distintivo della polizia. Incolla una spilla all'interno. E consegnalo agli ufficiali! Spero che farete un buon lavoro proteggendo la nostra città! Portate i vostri distintivi con orgoglio! Sì, signore! Prendete i documenti! Ho fiducia in voi! Dovete sapere che i tassi di criminalità sono aumentati! Il vostro compito è abbatterli! Yeah, all right! E gli ufficiali partono per pattugliare la città. È tranquillo e pacifico! Si nascondono tutti? Improvvisamente! Ferma! Non ti muovere! Harley Quinn ha appena rapinato una banca! Mani in alto! Polizia! Harley è così sorpresa che lascia cadere i suoi sacchi di denaro. E gli sbirri l'hanno presa. Zoe ha bisogno della sua moto. Andiamo dal meccanico. Le darò un'occhiata. Questa deve essere stretta. Tutto si ricopre di fumo e il meccanico è tutto sporco. Dai, ti aiutiamo noi. Nastro adesivo sulle ruote e sul sedile, quindi dipingi di blu. Aggiungi accenti con la pittura acrilica argento. Ripara i fari e lo schermo. C'è un adesivo della polizia sul davanti. Questo tappo è il parabrezza. Aggiungi una lampadina per fare il lampeggiante. È come nuovo! Zoe è colpita. Ti ho già visto da qualche parte. Sì, anch'io sono un poliziotto. Faccio il meccanico solo per divertimento. Vediamo come va. Ci vediamo al lavoro. Zoe torna alla stazione. Mette via il distintivo e accende il gas. Andiamo a salvare la città. Ridipingi un vecchio casco. Coprilo con la pittura acrilica. Aggiungi occhiali protettivi, un'etichetta e cinturini in finta pelle. La sicurezza prima di tutto. Barbie sta andando a pattugliare la città sul suo ciclomotore. Ha dimenticato il casco. Il suo partner la raggiunge a malapena. Sei di gran fretta, eh? Sta attenta là fuori. Grazie. Questo
queste ragazze si stanno divertendo troppo in macchina e hanno iniziato ad accelerare. Zoe le sta inseguendo. Tu, nella decapottabile dorata, accosta! Qual è il problema, agente? Stavi andando troppo veloce. Devo farti la multa. Oh, cielo, sul serio? Stai più attenta la prossima volta. Ricorda, la guida imprudente è molto pericolosa. Possiamo fare un walkie-talkie con questo pezzo di plastica. Dipingilo e aggiungi un'antenna nera. Crea un altoparlante usando una perforatrice. Abbiamo bisogno anche di uno schermo, di una luce e di un microfono. Perfetto! Prova! Psh, psh. I cuccioli continuano a scomparire in città. Deve essere Crudelia Demon. Questa ragazza sta comprando dello zucchero filato. Mentre aspetta, Crudelia si avvicina di soppiatto. Oh no! Ha rubato i suoi cuccioli! Grazie mille! Ah, dove sono i miei cuccioli? Altri cuccioli rubati. Passo e chiudo. Psh, psh. Un ragazzo è fuori con una sua amica e i suoi cuccioli. Si distrae. E Crudelia ruba i cani. Oh no, i miei cuccioli! Hai visto una donna con un cappotto maculato? Penso che sia andata da quella parte. Ma Crudelia viene presa subito. Hanno salvato i cuccioli. E ora è nei guai. Ritaglia due pezzi di cartone. Ogni sospettato ha il proprio file. La cartella dice che è top secret. Dentro ci sono una foto segnaletica e una fedina penale. Fai dei buchi nella cartella e mettila sulla molla. Mettici il poster dei ricercati di Harley Quinn. Ci sono tanti casi da esaminare. L'ufficio dello sceriffo è silenzioso. Stai escogitando un ottimo piano. Il sergente Zoe è qui. Ho un compito per te. Devi infiltrarti nella prigione come una detenuta. Vuoi dire sotto copertura? Sì, abbiamo bisogno di più informazioni su Harley Quinn. Sì, signore. In bocca al lupo. Zoe deve sembrare una vera detenuta e passare un po' di tempo in carcere. Le serve un uniforme da prigione. Ha ricevuto il tessuto, quindi ora può cucire la tuta. Disegna i pezzi usando un modello. Ritagliali e cucili insieme. Una cerniera va nella parte anteriore. E le scarpe? Caia! L'agente di polizia prende un paio di scarpe da ginnastica. Sì, posso farcela! Basta aggiungere le tasche ed è pronta. Yes! Ora Zoe è in prigione. Come sono arrivata qui? Sta zitta! Sta dormendo! Devo solo aspettare. Crudelia indossa una tuta da prigione. Deve fare la sua foto segnaletica. Subito dopo Gothel, Malefica, Harley Quinn e Zoe, che in questo momento si chiama Ellie. Crea le catene con catenelle e anellini. Queste sono così strette che nessuno può scappare. Per rendere le cose realistiche, Zoe finisce con le caviglie incatenate. A quanto pare andrà in prigione per frode finanziaria. Ellie viene condotta lungo il corridoio fino alla sua cella e le tolgono le catene. Pulisce alcune ricariche. Crea un vassoio giallo con un coperchio di plastica. Ha le sezioni per il cibo. Taglia gli utensili da una cannuccia. Il cibo in prigione è piuttosto semplice. Pane, dessert, verdure e succhi. Tutte le prigioniere si dirigono alla mensa. Farò lo sciopero della fame! Il cibo è terribile! Broccoli! Harley vuole mostrare alla nuova ragazza chi comanda. Quindi le fa lo sgambetto. Ops! Ma dopo essere caduta, la nuova ragazza alza le spalle e raccoglie il cibo. Poi rovescia il vassoio di Harley. Oh, scusa! Sono così goffa! Harley non è più il capo. Collega uno strass rosso a un pezzo come questo. Questo cavo trasmetterà le informazioni all'unità principale. Aggiungi un'antenna. Nascondi la trasmittente sotto la tuta. È super sottile! Ellie deve mettere la spia Harley a pranzo. È impegnata a raccontare una storia. Questa è la mia occasione! Sì, ce l'ho fatta! Ora scopriremo dove nasconde i soldi rubati. Zoe torna nella sua cella. Mentre tutti dormono, può fare rapporto. Pronto, distretto 5. Il pesce è abboccato. La mia nuova compagna è pazza.
La mia coinquilina è sveglia. Passo e chiudo. Domani sarà una giornata impegnativa. Ritaglia una mappa e arrotolala. Crea un tubo come questo. Chiudi il fondo con la colla a caldo. Inserisci la mappa e chiudi il tubo. Nessuno potrà trovare il mio tesoro. L'ufficiale in incognito ha scoperto la mappa che porta i sacchi di denaro di Harley. Harley e Gothel stanno parlando di quanto sentano la mancanza delle loro vecchie vite. Ma guarda, tengo la mia mappa con me. Non hai paura che qualcuno la trovi? È impossibile. Sicura? Mentre le prigioniere pranzano, la guardia aiuta Zoe a entrare nella cella di Harley per trovare la mappa. Zoe la prende e va a cercare il tunnel segreto che porta fuori dalla prigione. Devi essere qui da qualche parte. Eccola! Ciao, vado a cercare il suo tesoro. Zoe scivola nel tunnel. Ecco le sue borse di soldi, le prendo io. Alla fine del tunnel trova il suo partner e lo sceriffo. Bel lavoro, Zoe, ce l'hai fatta! Lei e il suo compagno festeggiano e lo sceriffo le dà una pacca sulla spalla con orgoglio. Ricevono una medaglia per il loro eccellente servizio. È un grande onore. Ve le siete guadagnate. Lo sceriffo premia personalmente i giovani sergenti. Questi due non vedono l'ora di tornare a combattere il crimine. Dakota e Luke hanno trovato il nascondiglio segreto di un pericoloso criminale. Prendiamolo. È armato? Non importa, siamo spie professionali. Nascondiamoci presto. Le spie devono nascondersi per un po'. Eccolo, prendiamolo. Oh no, sono stato fregato. Sono in trappola. La tua carriera da criminale è finita. La città è di nuovo al sicuro. È stata una giornata impegnativa. Delinea la silhouette della bambola sul tessuto atletico nero. Ritaglia i pezzi per fare la tuta. Cucila e provagliela. Questi vestiti da spia ti permetteranno di nasconderti. C'è una cintura speciale in vita. Aggiungi un'imbracatura e dei dettagli per le braccia. È facile estrarre l'attrezzatura giusta da una fondina da gamba. Una spia esperta è sempre allerta. Luke e Dakota hanno una vera base a casa. Ci sono attrezzature, enormi batterie ovunque per caricare i loro dispositivi. La mamma rimane sempre in contatto con papà. Sono una vera squadra. La nonna, i nipoti e il gatto si stanno godendo il sole caldo. Chi avrebbe mai pensato che un cane smarrito avrebbe rovinato tutto? Bau, bau! Il cane ha spaventato tutti con il suo abbaiare. Ma non temere, una super spia col cappello volante sta arrivando in soccorso. Protegge la famiglia da questo animale pericoloso. Si scopre che il cane non è affatto arrabbiato, ma solo spaventato. Non abbiate paura, Spike è un bravo cucciolone. Grazie, figliolo. Anche il gatto ora va d'accordo con lui. Mettigli i pantaloni. Crea una camicia piccola da una vecchia camicia. Maniche, collo stirato e cravatta in tinta. È il look perfetto. Un'imbracatura realizzata in pelle artificiale contiene le manette e l'equipaggiamento da spia. È sempre a portata di mano. Cerchiamo il cappotto. Eccolo! È un vero completo da spia. Gli occhiali neri sono sempre perfetti. E le eliche sul cappello lo aiutano a spostarsi in diversi luoghi. Luke è una grande spia. Sembra che quest'uomo stia solo leggendo un giornale. Ma no, Luke sta osservando. È tutto sotto controllo. Abbiamo tutti questi pezzi rotti. Questo vecchio altoparlante sembra misterioso. Dipingi la cornice d'argento. I Lego si trasformano in una stabile maniglia. Ci sono tanti dispositivi da spia qui. Il papà è davvero interessato alla valigia. Contiene quasi tutto quello che serve. Non è male. Proviamola. Pronto? Pronto? Mi senti? L'uccello è nel nido. Ecco la parola d'ordine. Mentre i genitori sono via, le piccole spie hanno deciso di fare uno spuntino. Dopo aver raggiunto il mobile, la bambina ha accidentalmente fatto cadere un bicchiere. Oh, ora siamo nei guai. Ups.
All'improvviso il mobile inizia ad aprirsi. È un ingresso segreto alla base di spionaggio dei genitori. I bambini sono molto curiosi, così entrano. La stanza è piena di dispositivi da spia. È così interessante, soprattutto questa valigetta. Qui c'è solo attrezzatura da spia. Dove sono i dolci? I genitori devono fare uno spuntino tra una missione e l'altra. I bambini hanno riempito la valigia di snack. Ho fame. Torniamo indietro e cerchiamo le ciambelle nella credenza. Usa una cannuccia e dei pezzi Lego per creare un braccio telescopico in grado di afferrare le cose. Prendere ciambelle non è mai stato così facile. Ci sono tanti giocattoli e dolci nella stanza dei bambini. Si vede che i genitori amano i loro figli. La mamma tiene in braccio il suo bambino. È ora di andare a dormire, Tom. Vai a letto. Il bambino non riesce a dormire. Ok, ti leggerò alcune storie di spionaggio. Ma Tommy ancora non riesce a dormire. Vuoi giocare? Ma nemmeno i giocattoli riescono a calmare il bambino capriccioso. Cosa vorresti? Il bambino ha rubato dei dolci usando la tecnologia da spia. Come ha fatto? Oh, dobbiamo nascondere meglio le cose. Toc toc, consegna! Due paia di Lego con ruote. Incollaci un tappetino in modo che le scarpe non scivolino. È divertente per tutta la famiglia. I bambini stanno giocando con un nuovo giocattolo. Ehi, fate attenzione, non distruggete la casa! Tesoro, ecco la nostra salvezza! Cosa fai? Sì, regali! Yay. Usarlo non è difficile, vi insegnerò io. Si sono esercitati un po' e tutto è andato alla grande. I nostri bambini hanno tanto talento. Nel frattempo, un pericoloso criminale sta già preparando un piano di fuga. È determinato a rubare il suo file alla famiglia di spie. Non mi prenderanno mai! Oh, sono così distratti. Una delle guardie di sicurezza ha lasciato qui un attrezzo. Mi tornerà utile. Addio, mura della prigione! Adesso è libero! E tutto ciò che deve fare è trovare la famiglia di spie e mettere in atto il suo piano. Le spie hanno persino delle scarpe speciali. Incolla una radio sulla suola. Un'antenna fatta con una cannuccia può facilmente captare qualsiasi segnale. Luke corre in un bar per prendere una tazza di caffè. Il solito, per favore. Certo, il tuo caffè e il croissant sono pronti. Pronto, sto ascoltando. Raggiungere la base il prima possibile? Solo un minuto. Sembrava un ragazzo normale, ma se n'è andato indossando solo una scarpa. I clienti abituali possono sempre sorprenderti. Nel tempo libero, i genitori spia adorano portare i figli al ristorante. I bambini stanno mangiando felicemente. Improvvisamente la mamma spia sente uno strano rumore. Da dove viene, Luke? Oh, è la radio nella mia scarpa. È successo qualcosa? Luke, un pericoloso criminale è evaso di prigione. La tua famiglia è in pericolo. Me ne occuperò io. Luke ha trovato il criminale. Eccolo, vicino a una cabina telefonica. Pronto, pronto, l'ho trovato. Ora do inizio all'arresto. Il criminale si nasconde nella cabina. Ora non andrà da nessuna parte. Ma quando Luke apre la porta della cabina, non c'è nessuno. Il criminale è scomparso. Oh, l'abbiamo perso. Taglia i fascicoli dei casi dai fogli stampati. È meglio conservarli in un raccoglitore ad anelli. Ci sono informazioni su ogni criminale qui. Ma dove dovremmo cercarlo, Luke? La nostra fonte è affidabile, ma controllerò. E ora cercherò tutto su di lui. Il papà è un passo avanti. Ha preso la cartella del criminale. Probabilmente sta cercando questa. Guarda, lo riconosci? Catturarlo è il nostro obiettivo numero uno. Non oserebbe venire qui. Non ne sono sicuro. Faremo meglio a nascondere il suo file. Dipingi una scatola in modo che assomigli al metallo. Incollaci un pannello con tasti e un pomello. C'è anche un sensore. Ritaglia un'apertura nel muro.
È facile nascondere la cassaforte dietro un quadro o un poster. Sarà il nostro piccolo segreto. La mamma sta studiando la disposizione dell'edificio, tutti i vespai, gli ingressi e le uscite. Questo quadro mi confonde sempre. Il criminale perderà il suo ritmo. Non è facile aprire questa cassaforte segreta. Il contenuto è protetto da uno scanner della retina. Lo nasconderò nel posto più sicuro. Oh no! È entrato in casa! Mi hanno rintracciato! Il criminale distrugge la sua foto! Stupide spie! Dove nascondono il mio file? Questo quadro è storto! Lo sapevo! Una cassaforte! È stata una buona idea prendere il piede di porco! Ma viene interrotto dal suono dell'allarme! Dakota arriva appena sente il rumore! Beh, questo non è sicuramente un falso allarme. C'è un casino qui. Luke, il criminale non si è nemmeno preoccupato di coprire le sue tracce. Rimuovi un pezzo di una montatura di occhiali. Fissaci la parte di un coltello di plastica. Attacca le palettine da caffè su tre lati. Il metallo nero è la migliore scelta. L'antenna radar è a posto. Il metal detector è pronto per mettersi all'opera. Una rapida fuga dalla scena del crimine non era ciò che il criminale aveva in mente, ma l'allarme lo ha costretto a passare attraverso una recinzione vicino a un cassonetto. Mentre salta, perde il piede di porco. Ma Dakota ha già trovato le sue tracce. Il nostro criminale ha lasciato una traccia. Devo controllare questo posto. Un metal detector mi aiuterà. Aspetta, come ho fatto a non vederlo? Ho una prova! Ha perso il piede di porco. E verrà con me. Realizza un binocolo con i pezzi Lego. È facile, due cilindri e lenti sui lati. L'attrezzatura Spy Lux non ti deluderà mai. I bambini hanno ricevuto un nuovo giocattolo. Il papà ha dato loro il suo binocolo da spia. E se salvassimo anche noi la città? All'improvviso i bambini notano alcune strane ombre. Ingrandiamo! Oh! C'è un criminale vicino a casa! Aiutiamo mamma e papà! I bambini ricordano tutto ciò che i loro genitori gli hanno insegnato. Con una corda fanno un lazzo e lo gettano ai piedi del criminale. Solo un passo e il cappio si stringe intorno alle sue caviglie. Stupidi ragazzini! I genitori sentono il rumore e corrono subito. Wow! Dici di essere un criminale leggendario, ma i nostri bambini ti hanno preso! Ottimo lavoro! La famiglia delle spie ha salvato di nuovo la città.